Gastronomia, musica e letteratura sono questi gli ingredienti del ricco cartellone di agosto organizzato dai comuni di Altino, Roccascalegna e Torricella Perigna e presentato nella sede della regione a Pescara alla presenza del presidente Luciano D'Alfonso e di vari esponenti della maggioranza di governo regionale. Il 21 e il 22 agosto, settima edizione del Festival del Peperone Dolce di Altino, con 7 contrade che concorreranno al Palio Culinario per aggiudicarsi l'ambita piletta. Il presidente dell'Associazione di Tutela, Sebastiano Scutti. Il Palio, il Festival, non è una semplice sagra, ma è di più. Le contrade si riuniscono per parecchio tempo, studiano i piatti, gli abbinamenti, di ricerca di prodotto. Di prodotto della biodiversità, infatti molti menù sono presenti molti prodotti della biodiversità, il tortarello, ci sono grano solina, grano senatore Cappelli, il pomodoro mezzo tempo di Vasto. Per la decima edizione del Festival Letterario dedicato a John Fante è intervenuto il direttore artistico Giovanna Di Lello. Nella decima edizione noi proponiamo un festival molto articolato, ci saranno ovviamente due premi dedicati agli esordienti e poi grandi autori come per esempio lo scrittore Giancarlo De Cataldo, che verrà da noi proprio per parlare di Fante, di quella che è stata la sua eredità, è la sua eredità appunto della sua opera. Poi avremo Teresa De Sio che presenterà il suo ultimo libro, Eugenio Finardi che ci farà un concerto parole e musica, poi avremo anche la presenza dell'attore Francesco Mandelli, quello dei soliti idioti per capirci, e che appunto presenterà la sua prima opera in qualche modo ispirata a John Fante. E infine il sindaco di Roccascalegna, Domenico Giangiordano, presenta la 18ª edizione del RIF. Il 18 si parte con i Bermuda Acoustic Trio per il genere folk italiano e non, che sono i chitarristi acustici definiti più talentuosi in Italia. La seconda serata sarà con Awa Lee, una cantante afroamericana di swing blues, una voce bellissima. E per concludere il 20 agosto Kelly Joyce, da tutti conosciuta a livello internazionale, perché praticamente una curiosità era il motivetto della Wind 2 anni fa e Awa Lee è stata la interprete principale del nuovo programma Gazebo di Rai 3. Oltre al festival del 18, 19 e 20, nelle serate sarà aperto anche il castello e quindi visitabile in notturna, che vi devo dire di giorno è bello ma di notte è fantastico.